Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video! Eccomi qua di nuovo con un altro video e oggi, come avete visto dal titolo, parleremo di TikTok. Allora, facciamo un piccolo, come si dice, un passo indietro su quello che io effettivamente ho fatto in questi mesi di assenza su YouTube. Niente, niente, proprio niente. Allora, come ben sapete, sono tornata in Italia per 6 settimane, quindi ovviamente non ho fatto niente di che perché dovevo lavorare come una dannata e cercare di dare un po' di tempo anche alla mia famiglia e ai miei amici, quindi per questo che non ho potuto filmare, ma poi in quel momento avevo veramente bisogno di una pausa da YouTube perché non ero più contenta dei content che creavo, le views comunque non erano granché, come ho già ripetuto 50.000 volte nei miei video. Io comunque non vivo per YouTube, non vivo per altri contenuti che faccio, perché comunque io ho un lavoro full time, quindi ecco perché alle volte anche dare del tempo a YouTube comunque portava via del mio tempo libero e non era sempre facile uscire fuori con idee originali, con cose da fare, eccetera, e accontentare un po' tutti. Quindi ho deciso semplicemente di fare una pausa. In questa pausa, un mio amico mi ha detto: guarda, io ti consiglio di farti TikTok e magari di portare dei contenuti sulla sostenibilità su TikTok, perché credimi, secondo me arriverai comunque ad avere molto più successo proprio perché ormai YouTube non se lo cagano in tanti, e invece TikTok è un social dove ci sono un po' tutti, giovani, millennial, boomer, quindi è un social un po' come il vecchio Vine. Infatti io sono rimasta al vecchio Vine, quella app dove in 4 secondi la gente riusciva a fare dei video iconic proprio, onestamente mi manca tantissimo. Poi c'è stato il Musical.ly che era una trashata tremenda, poi c'è stato appunto l'evoluzione di TikTok. Io TikTok, a parte vedere i TikTok in giro della gente che magari li condividevo, vederli anche su Instagram, perché anche Instagram ha messo l'opzione di fare TikTok, ovvero i Reel, non avevo mai scaricato effettivamente l'app perché non mi interessava, pensavo fosse un po' fatta di semplicemente cose di gente che fa ballette ed è tutto qua. Ovviamente mi sono scaricata TikTok, ho capito l'algoritmo come funziona, nel senso che TikTok ha capito molto bene subito le cose che mi interessavano, quindi quando io adesso apro TikTok capita molto raramente che io non mi trovi dentro video che non mi facciano scompisciare dal ridere o che non mi diano informazioni che effettivamente mi interessano. Quindi, dopo aver capito un attimo come funziona, ho deciso di fare dei TikTok, non aspettandomi niente, ho detto su Instagram, guardate, mi sono fatta TikTok, non so se qualcuno mi abbia effettivamente seguito, però cosa è successo? Allora, avevo pubblicato qualche video sulla sostenibilità, c'erano delle views tranquillissime, niente di che. Poi ho pubblicato il maledetto video che è arrivato in questo momento a 300, 300, più di 300.000 views in questo momento. Questo video, non so per quale motivo, è tipo esploso. Ho iniziato ad avere un sacco di views, un sacco di commenti, un sacco di cose e questa cosa mi ha fatto salire un'ansia potente in quel momento perché da una parte volevo che queste informazioni arrivassero, ma dall'altra parte avevo molta paura della negatività, e ci ritornerò subito. Quindi praticamente ero sul punto di cancellare il video finché lui mi fa: ma sei scema, scusa. Oltretutto vedevo che appunto tanta gente mi aveva seguito, tanta gente mi stava seguendo anche su Instagram grazie a quel video. Infatti io credo di aver avuto tipo più di 1.000 follower su Instagram in tipo 2 giorni grazie a quel video. E su Instagram credo di aver ottenuto almeno sui 1000-1500 follower solo per quel video. Però, c'è un però, ero molto felice ovviamente perché c'erano tantissimi commenti di gente molto interessata, gente che mi chiedeva cose, ed ero molto felice della cosa. Poi però ho iniziato ad arrivare anche i commenti negativi, i commenti in cui ti dicevano: eh sì, certo, adesso smettiamo di mangiare carne e diventiamo tutti stessi. Tutte queste cose che insomma, critiche alle quali sono anche abbastanza abituata, solo che su TikTok ci vanno molto più pesanti, e questo è il problema.
Allora, forse non si nota, ma io sono una persona molto sensibile. Prima di tutto, io sono una persona ansiosa, proprio soffro di ansia. Quindi queste cose, quando io le vedo, mi fanno male, mi fanno stare male. Quindi non è una cosa proprio da poco. Diciamo che con YouTube e con Instagram, anche con Twitter, di commenti negativi sulla sostenibilità ne ho avuti, cioè quando cerchi di dare un'informazione. E la gente inizia a prenderlo come un attacco personale, come se tu imponessi effettivamente queste cose a loro, quando è tutto il contrario. Cioè, tu, quel video si chiamava letteralmente cose che non compro più grazie a uno stile di vita più sostenibile. Cioè, non so dove abbiano visto la cosa del tu devi fare queste cose. Quindi, diciamo che di commenti negativi, appunto, io sono abituata ai commenti negativi, ma ne ho ricevuti ben pochi. Su YouTube o su Twitter rispetto a quello che ho ricevuto su TikTok, per quel video e anche per altri che sono venuti dopo. Quindi, però, il mio punto è questo. Adesso vorrei parlare delle cose positive di TikTok prima di parlare di quelle negative, perché ci tengo a dire che TikTok non è tutta merda, non è tutta balletti, non è tutta cosa tipo per i giovani e non i vecchi, soprattutto perché, raga, siamo millennial. Cioè, io quando sento dire le persone della mia età, io ho 28 anni, della mia età, dire io sono troppo vecchio per TikTok, sono queste cose, cioè. Ma cos'è? Siete pronte alla pensione? Cioè, ok, che anche ogni tanto scherzo sul fatto che sono pronta alla pensione, però dai, raga. Allora, partiamo dalle cose positive. TikTok funziona a cazzo. E mi spiego meglio. L'algoritmo funziona veramente, nessuno ha ancora scoperto come funziona l'algoritmo di TikTok. Perché tu potresti pubblicare un video de merda e può andare virale. Infatti, con questo video che avevo pubblicato non era un video di merda. Però, nel senso, sono andata virale con un video che sì, cioè, ci stava, però non lo so, cioè, era tipo uno dei primi video, quindi persone che magari non mi conoscono, quindi che non mi conoscono da YouTube, da Instagram e tutto, magari, cioè, era molto difficile per loro capire effettivamente cosa, che cazzo sto facendo su TikTok, e ok, lo capisco. Però capito molto spesso che i video virali sono veramente. Non si sa il segreto, non si sa il segreto dei video virali, perché non avevo fatto chissà che hashtag, non avevo messo chissà che musica da dire, tipo che magari era la musica del momento super famosa, eccetera, quindi vai magari nei virali. Quindi diciamo, da questo punto di vista, molto spesso tu potresti andare virale, a cazzo. E che è una cosa positiva, perché nel senso, se tu fai un video sulla sostenibilità che va virale, che arriva a tante persone, ci sono quelle persone che magari cagheranno il cazzo, non ce ne frega niente di loro, nel senso che moltissime persone io le ho bloccate, con alcune che magari volevano avere un dialogo io l'ho avuto, però moltissime persone le ho bloccate. Oltretutto TikTok c'ha questa bellissima cosa di poter limitare i commenti, quindi se tu non vuoi ricevere commenti su certe parole o su cose che magari potrebbero essere un trigger warning per te, o comunque TikTok ha comunque l'opzione del non ricevere offese comunque abbastanza pesanti, ecco, si può fare anche quello. Infatti io ho messo tutta la protezione possibile di questo mondo, comunque commenti cattivi sono arrivati, li ho letti e tutto quanto. Su alcuni ci ho scherzato anche sopra, ci ho fatto dei TikTok dove prendo per il culo queste persone, perché sì, se tu decidi di scrivere stronzate sotto un mio video, io ho tutto il diritto di risponderti allo stesso modo. Adoro questa opzione di prendere un commento e rispondere coi video. Mua, chef kiss. Allora, poi, perché trovo che sia positiva questa cosa? Perché magari andare virale con un argomento importante che non deve essere per forza solo la sostenibilità, può essere benissimo anche tutt'altro argomento molto importante su cui dobbiamo essere informati, argomenti che ci devono stare a cuore, comunque che devono interessare tutti, è molto importante. Poi, se ci sono i balletti che vanno virali, vabbè, che possiamo fare? Cioè, quello è nel senso, perché c'è tanta gente che magari va su TikTok e vuole vedere solo gattini e balletti e cosine divertenti e non vogliono vedere effettivamente cose tristi della vita, tipo dire che il pianeta sta crepando. Quindi, capisco anche che chi magari vede questi video, non gli piace, però allo stesso tempo trovo che se non vi piace un contenuto, c'è l'opzione stupenda dove tu clicchi sul video e dici che non mi interessa, questi video non ti compaiono più, addirittura anche la persona non ti compare più, quindi non c'è niente di male. Quindi trovo che sia positiva da questo punto di vista. Poi la crescita, il fatto che con un video virale io abbia avuto più followers rispetto a ciò che ho su Twitter in questo momento, che sono 3 anni che faccio video, la dice lunga.
Con questo non voglio dire che i follower che ho su YouTube siano meno importanti di quelli che ho su TikTok, non è assolutamente questo il discorso. Il discorso è che con YouTube è molto diverso, perché si costruisce un rapporto, a mio parere, sia YouTube che Instagram. Trovo che si costruisca più un rapporto più personale rispetto a TikTok, proprio per il fatto che comunque tu su YouTube puoi fare video, parli di quel che ti pare, la gente commenta, rispondi tutto quanto, possono seguirti su Instagram se vogliono vedere più cose della tua vita, anche su Instagram facendo le storie, facendo i post. Secondo me si riesce a creare un legame più forte con le persone che ti seguono, cosa che magari su TikTok non è proprio così, nel senso che una persona può seguirti perché gli piacciono i contenuti che fai, ma magari non gli può fregare di meno della tua vita e di quello che, di quello, cioè, di come sei fatta, eccetera, eccetera. Che non c'è niente di male neanche lì. Io in primis seguo su TikTok persone che magari fanno solo contenuti che fanno ridere e a me basta quello e onestamente non mi interessa di seguirli su Instagram o informarmi di più sulla loro vita. Questo non lo considero né un aspetto positivo né un aspetto negativo. Direi che sono un po' in mezzo perché secondo me sono social diversi che non andrebbero paragonati più di tanto. Però il fatto che tu riesca a crescere su un social grazie a un video di 15-30 secondi, che può andare virale nella notte, è pazzesco, è assurdo, cioè è veramente assurdo. Perché ti dà, non dico che ti dà più potere, però ti dà un po' più di potere, nel senso che riesci a magari a costruire comunque una community un po' più grande e ovviamente con una community grande, purtroppo nel mondo al giorno d'oggi, purtroppo viviamo ancora di questo, che i followers contano anche nella sostenibilità, perché credetemi che io con i followers che ho su Instagram non riuscirei mai a fare sponsorizzazioni o cose che magari delle mie colleghe che parlano di sostenibilità fanno, che magari hanno il doppio dei miei followers. Con questo non voglio dire che io non sia grata di ciò che ho, perché io sono assolutamente grata sia delle persone che mi seguono qua, persone che mi seguono su Instagram, persone che mi seguono su TikTok e che sono interessate genuinamente a ciò che faccio, a ciò che non faccio. Per tipo qualche giorno sono sparita da Instagram e anche da Twitter, e le persone mi hanno scritto dicendo: oh mio Dio, come stai? Dove sei? Cioè, si è sentita la mia mancanza e questa cosa mi ha fatto veramente, cioè, mi ha fatto veramente piacere perché ti senti come se effettivamente facessi parte della loro vita, anche se magari non conosci personalmente questa persona. Quindi ecco perché dico che social come Instagram e Twitter, cioè anche Twitter, ma anche YouTube, secondo me sono un po' più personali, a mio parere almeno. Però TikTok ti dà l'opzione di poter crescere anche nelle altre cose, perché se uno magari ti segue su TikTok è interessato a ciò che tu fai su Instagram, quindi magari ti segue anche là e questo aiuta insomma a aumentare insomma la visibilità. Qua non si tratta di che bello c'ho tanti follower, qua si tratta che più follower hai, più riesci a magari portare dei contenuti migliori, a magari anche a collaborare con altri tuoi colleghi o magari ad avere anche sponsorizzazioni migliori. Poi vi dico, io ovviamente ho il mio lavoro full time, che è quello che mi fa magnà, non sono sicuramente i social, ma se io riesco a portare il messaggio della sostenibilità su qualsiasi di queste piattaforme, in qualsiasi di questi modi, a me va bene. Le cose negative che io trovo di TikTok, è assolutamente il fatto che la gente è cattiva. Io, come ho detto, sono molto sensibile, e quindi quando mi arrivano i commenti cattivi, magari se ho una buona giornata la prendo anche bene, blocco e ciao, però alle volte ci rimango molto male e ci sono rimasta male per moltissimi commenti. Infatti anche su Instagram ho fatto la rubrica TikTok disagio dei commenti più disagianti che ho ricevuto, non tutti perché molti, credetemi, me li sono tenuti per me stessa perché non avevo voglia di scherzarci su, e ho semplicemente bloccato la persona e ho detto no negativity here. E quindi trovo che su TikTok la gente si permette molto di più rispetto agli altri social, perché secondo me su Instagram, allora tu su Instagram non arrivi a persone che non ti seguono, a meno che qualcuno non condivida un tuo post o magari che qualcuno vada sugli hashtag e tutto, è raro che una persona che non ti segue arrivi a trovare il tuo profilo e a commentarti una cosa cattiva, ok? E su Instagram ci metti anche la faccia, molte, cioè
la maggior parte delle volte ci metti la faccia, quindi forse anche quello. Su YouTube, invece, anche su YouTube, diciamo che molte persone possono permettersi di scriverti cattiverie perché non ci mettono la faccia, ma anche lì sono pochi i commenti che mi sono arrivati proprio perché non sono andata virale su TikTok, ma forse se un giorno andassi virale su TikTok succederebbe la stessa cosa di TikTok. Mentre su TikTok tantissime persone non ci mettono la faccia per niente, anzi alle volte sono user 1, 2, 3, 4, cioè nel senso, magari profilo creato 2 ore fa. Però comunque per quanto mi sforzi di non pensarci, molte volte ci rimango male. Infatti molte volte non rispondo, molti commenti non mi sono mai arrivati proprio, quindi alle volte li vedo perché magari qualcuno commenta di nuovo quel video e vado sotto e vedo un commento a cui non ho risposto. Quindi la parte dei commenti purtroppo è molto negativa, molto tossica. Trovo che le persone su TikTok pensano di poter tipo dire qualsiasi cattiveria e farla franca, e questa cosa non va bene, e non l'ho notato solo per i miei video, l'ho notato su tantissime persone che magari seguo, che magari parlano degli stessi argomenti. Soprattutto, minchia, l'odio per i vegani che c'è su quell'app è incredibile. È difficile perché alle volte è difficile anche per la salute mentale delle persone proprio vedere queste cattiverie quando cerchiamo solo di trasmettere dei messaggi positivi per quanto possibile. Però questa cosa comunque l'ho visto su tanti video. Basta che un video vada virale, le cattiverie ci saranno a prescindere, qualunque cosa tu dica. Ecco perché io mi arrabbio anche quando le persone dicono che ma alle volte magari sei tu che sei troppo acida nel dire le cose, quando in realtà io potrei fare il video più calmo al mondo senza dire niente di cattivo, solo dare l'informazione, la gente comunque avrebbe qualcosa da ridire. Quindi trovo che no, non è colpa di chi crea contenuti, parlo della sostenibilità, ovviamente non di contenuti che magari sono da segnalare, perché ce ne sono anche quelli, credetemi. Ma che sia veramente che le persone, a prescindere, avranno qualcosa da dire e si sentiranno prese in causa, il che non va bene perché non è quello che io personalmente cerco di fare, cerco di sensibilizzare. Poi, se uno vuole fare le cose che io consiglio, che faccio vedere, bene, non le vuoi fare, cioè, peace, nel senso non me lo devi far sapere, nel senso va bene così, come quando se io parlo di veganesimo uno mi dice oggi mi mangio 10 bistecche, non me ne frega niente tesoro, non me ne frega niente, niente di niente, vai a mangiare le tue bistecche e lasciami vivere. Quindi sì, poi appunto parlando anche di contenuti che sono abbastanza tossici, è il fatto che ci sono tantissimi video che effettivamente parlano di cose brutte, ci sono delle challenge che non dovrebbero esserci su quell'app. Ci sono cose molto, molto negative anche, da quel punto, anche dal punto di vista di chi crea certi contenuti, quindi da quel punto di vista purtroppo sì, come c'è tanta positività c'è anche tanta negatività, però lì purtroppo c'è, tu puoi anche, credo che sia su ogni social questa cosa, non solo TikTok, solo che TikTok è molto più facile andare virale, molto più facile far arrivare questi messaggi, questi video a molte più persone. E se fai dei video che magari rischiano di triggerare persone perché parli di argomenti sensibili, non va bene, cioè non va bene, e secondo me dovrebbe esserci un po' più di controllo. Però detto ciò, io continuo a fare TikTok, onestamente, non so se ho messo il link di YouTube, ma lo metterò comunque il link del mio TikTok. Molti dei video che faccio su TikTok li metto anche su Instagram, semplicemente perché ci stanno anche su Instagram, visto che creo comunque contenuti abbastanza simili, però molte volte su TikTok faccio anche dei video un po' più scemi che non metto su Instagram, ma che rimangono solo su TikTok perché ci sta. Detto ciò, voglio dire che comunque i video su TikTok a me divertono, ci sono delle challenge alle volte che sono divertenti, molti video che creo secondo me hanno, come dire, hanno, non lo so, basta metti la musichetta, metti le cose, cioè secondo me ci sta, poi puoi far arrivare un messaggio positivo in un video di 15-30 secondi e questa cosa è magnifica rispetto magari a YouTube che devi fare un video di 20 minuti dove però effettivamente su YouTube si spiegano le cose in maniera molto migliore, cioè tipo anche quel video che è andato virale dove io parlavo delle cose che non compro più, una persona mi ha scritto sì però non spieghi né dove hai preso queste cose, non spieghi come le usi, eccetera, eccetera. E io ho risposto dicendo: certo che non lo spiego perché sono video di 15-30 secondi, non posso dire tutte le informazioni. Posso benissimo prendere l'oggetto e dire: ecco come fare questa cosa. Infatti, ho fatto tipo, per esempio, il tutorial sulla coppetta in un minuto.
Si spiega tutto, cosa che magari su YouTube ti puoi permettere di parlare molto di più. E YouTube lo adoro per questo. Quindi molte volte io voglio sapere di più, questa cosa però non vale per tutti ed è giustissimo così perché c'è chi c'è gente che ad un punto ha detto preferisco TikTok perché sono video veloci, fai cose eccetera eccetera. Poi vi dico anch'io mi trovo a scrollare ore e ore di TikTok perché magari sono cose divertenti, ho bisogno in un momento di pace di guardare altro e ci sta. Quindi tutto ciò per dire che il mio esperimento con TikTok è stato positivo e negativo allo stesso tempo, nel senso che mi piace molto la piattaforma perché posso creare dei video, posso esprimermi, cioè, nel senso posso esprimermi, in pochissimi secondi e magari posso far arrivare un messaggio positivo anche in pochissimi secondi. Però appunto purtroppo quando si va virale o il tuo video arriva a tot persone, rischi di avere comunque cose, cioè commenti negativi, che purtroppo i commenti negativi a mio parere ce li avrai sempre. Più persone ti seguiranno, più magari il video arriverà a più gente, più rischi di avere commenti negativi. Qualsiasi cosa tu faccia, è incredibile. Bene, detto ciò, io chiudo il video qua perché non voglio, cioè ho già fatto, credo il video sia venuto troppo lungo. Spero di avervi tenuto compagnia. Fatemi sapere se per caso voi utilizzate TikTok, fatemi sapere cosa ne pensate. E niente, io appunto vi lascio il link se volete seguirmi là se per caso avete TikTok. Se no, sono sempre su Instagram perché appunto Instagram per me è diciamo un po' la piattaforma principale insieme a YouTube, che sono un po' le piattaforme che preferisco, per quanto mi possa piacere TikTok, comunque sono Instagram e YouTube sono un po' le piattaforme che preferisco di più e anche Twitter. E insomma ci piace tutto tranne TikTok. No, non è vero. Bene, niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere. Noi ci vediamo in un prossimo video e ciao! Spero che l'audio sia stato decente.